Ogni volta sempre la stessa storia. Apri il garage, la guardi e capisci che ne sei follemente innamorato. Ti prepari come i migliori piloti della Dakar e pensi che sarà un'avventura indimenticabile. Poi, poco dopo, ti renderai conto che sarà il classico giro di merda. Contenta che oggi ho scelto te, mica loro. Sentiti onorata, dai, fammi godere quest'oggi, su. Donna, ragazzi, ho tolto la lente transition e quando arriva il sole non vedo una benemata minchia. Allora, come state? Come vi dicevo sempre, io questa moto non la so proprio guidare. Ma non perché sia, come dire, sia brutta, sia scomoda. No, sì, scomoda sì. È che abituato alle maxi, cioè questa proprio non capisco quando mi butto, cioè come potrebbe reagire, ecco. Poi diciamo che anche queste TKC 80 c'entrano niente su questa moto, cioè le vedo molto ma molto stradali. Però almeno qua ti butti, fai. Bella questa strada, Wow! Queste foglie sono maledettissime. Guarda! Derapata! Madonna, ma non tiene niente qua. Che bello questo posto! Cosa avevi detto? Mi dico che bello! Poi comunque la moto, essendo leggera, la puoi smuovere un po' come caspiterina ti piace. E amore e odio con questa moto, ragazzi, amore e odio. Husqvarna 701, prossimo titolo sarà Husqvarna 701, amore e odio, odi e t'amo. Si vede che ho fatto il classico. Dove minchia mi sono andata a infrattare qua adesso. Vediamo di cosa sei capace. Questo è proprio argillona, Federico, scappa subito. Oh mia. Ci prepariamo per la Dakar, cosa dite? Madonna, se vado piano. Oh, di dossi qua. Urca! Che bello fare queste cose, figlioli. E poi se tu vieni da una maxi enduro. Oh merda. Federico, se tu vieni da una maxi enduro, che succede? Ecco. Peggio di così non la potevamo fare. Quindi dobbiamo tornare indietro. Ma meno male che. No, bravo. Ma porca puttiglia. Cioè le gomme che ho preso ieri per 1290, mamma, le devo mettere qua. Ho sbagliato. Ah. È stato bravo, complimenti. Grazie. È facile venire su con questo qua. Il primo pezzo là. No, vabbè, infatti di quello, ho iniziato la salita, ho dato un pelino più di gas, è partito il culo, sono dovuto tornare indietro e riprendere velocità perché altrimenti non. Anche qua c'è, si sta asciugando, è piovuto, però c'è una patina di. Sì, non fai un metro dritto. Ecco, adesso ti vedi, questa è gran moto. Questa sì, è la mia, come dire, moto da enduro.
Perché vai così forte, moto? Perché? Ecco perché. Questo rumore di ferraio che fa la moto, ragazzi, mi fa sognare. Meraviglia, meraviglia! Hai capito perché io amo questa moto e non la vorrei vendere? Perché comunque, cioè, mi fa dannare perché su strada è scomoda, altro che riallineamento con Cigeo, altro che. Però poi quando ti vai a perdere in mezzo ai boschi, vai a funghi, guardate che fungo che c'è qua. Ehi, ecco, iniziato a non frenare, ha iniziato a non frenare la bastarda. E poi c'è sta telecamerina davanti che mi sta sul cazzo perché mi guarda e dici bravo Federico, guarda dove sei andato a infrattare. Scivolo. Ho saltato la proprietà privata. Che professionista che sono. Federico vede solo frate. Io con la prima non vado su perché non ho neanche un minimo di grip. Il canalone ovviamente l'ho preso io, perché è sempre così. Nel frattempo mi alleno. Bello qua. Guarda cosa c'è. Guardate, che carini i cerbiatti, daini, non so come minchia si chiamano, ma sono tantissimi. E questo? Non chiedetemi cosa volevo fare lì. C'era la catena, ho detto vabbè dai, facile, prendo la moto, la sposto, la tiro così. Niente, mi sentivo Hulk, ma ho capito che ero un misero essere umano. Non funziona così, Federichino. In questi casi, ragazzi, meglio tornare indietro, perché io di minchiate in vita mia ne ho fatte e vorrei anche smetterla. Ecco, io 701 ti amo per questo, perché dai libero sfogo alla mia pazzia. Ah! Non frena, non freno col posteriore, non freno col posteriore, aiuto! No. Tutto in un colpo, Fede, bravo, bravissimo. E dai, quando minchia si esce da qua. L'ultimo pezzo ha fatto tribolare, eccolo là. Wow! Va bene, siamo nella civiltà nuovamente, che bello! Madonna, se ci sono buche qua, chi le vede? Figlioli, abbiamo terminato anche questo video finalmente. Spero vi sia piaciuto. È un video molto easy, breve, scorrevole, senza troppe menate, senza chiacchierate. Beh, ve lo meritavate. Ve lo meritavate, esatto. E quindi, come avrete capito, amore e odio con questo 701. Vorrei fare una recensione a riguardo. Se avete domande riguardanti la moto, scrivetele qui nei commenti, così metto insieme le domande e vi do delle risposte, spero esaustive. Ma che bel ragazzo, guarda qua, mi sono tagliati i capelli, mia madre dice Federico che bel figuolo che sei. Grazie. E altre cose, niente, probabilmente prossimo video, l'ultimo giro con la cappona. Poi vi spiegherò anche il perché.
Bacione al marettone nazionale, a presto. Bravo, sto migliorando a fare queste outro. Sì, ciao.